di stasera. La cosa che ha detto Andrea più importante è che in questo periodo abbiamo imparato ad utilizzare i mezzi come ad esempio queste piattaforme come Zoom, però secondo me per stare un pochino più vicini anche con parti d'Italia un pochino più distanti da noi possono essere dei mezzi da utilizzare anche dopo questa emergenza. E quindi cercheremo di farlo anche in futuro. Vi presento un attimo l'ospite di oggi, che è Marco Irale. Marco, diciamo che è stato contattato prima di tutto perché ha una visione della politica molto vicina alla nostra, e poi perché ha avuto delle esperienze in questi anni molto interessanti. Marco è partito, diciamo, in un paesino della provincia di Torino, e da qui ha voluto vedere un po' più lontano rispetto al piccolo paese, ha deciso di prendere delle strade diverse. Marco è un fisioterapista ed osteopata con, lui dice, la passione per l'atletica, anche se diciamo che ha avuto anche la possibilità di fare questa passione il proprio lavoro, almeno per qualche mese, diciamo, perché in Cina fondamentalmente lavoro con l'atletica. Nel 2010, durante l'università, ha deciso di fare il corso istruttori della FIDAL e quindi è anche un allenatore FIDAL. Nel 2011 la prima esperienza internazionale è stata in Spagna, grazie al progetto Erasmus. Ha incontrato uno dei suoi, lui dice, mentori, che è Mentori. Héctor González, un tecnico spagnolo dei salti e delle prove multiple, e da qui ha deciso di dedicarsi all'allenamento. È tornato in Italia e ha deciso di iniziare ad allenare qualche atleta. Nel 2015, quindi dopo un po' di tempo, arrivano anche le prime convocazioni con la nazionale e diciamo i primi risultati più promettenti con alcuni dei suoi atleti. Nel 2017, poi, cercando nuove motivazioni, è andato, adesso ricordo per quanto tempo, ce lo dirà lui poi, è andato, no, scusami, mi sto sbagliando, nel 2000 nel 2017 è andato alla Mentor Academy in Francia e anche qui ha visto, diciamo, un modo diverso di allenare rispetto anche a quello italiano. Tornato insieme ad Alberto Franceschi, decide di aprire la sua Academy che partisse appunto da questa Mentor Academy che aveva visto in Francia. Nel 2018, insieme a noi del coach, è stato relatore per un corso sull'allenamento dei salti e degli ostacoli che abbiamo organizzato a Chivasso e le ultime due esperienze più importanti anche dal punto di vista professionale sono quelle in Cina, dove ha avuto la possibilità di lavorare come performance therapist per la nazionale cinese di sprint alti e adesso si trova in America. Posso prendere quello dell'internet e metterlo in camera mia? No, Ok, ma ho avuto. c'è la porta chiusa. Un'interferenza. Perdonatemi mia, perché non L'ultima. vi sento. Ok. E l'ultima esperienza è adesso negli Stati Uniti, dove si trova a visionare quello che fanno, quello che sta facendo Ryder con i suoi atleti. Quindi darei la parola a Marco, ti ringrazio per essere qua e per averci dato questa possibilità di parlare delle tue esperienze. Grazie a voi per la partecipazione. Innanzitutto mi fa piacere a distanza, in questo momento mi trovo a Jacksonville in Florida a vedere tanti volti amici e persone che non conoscevo nel mondo dell'atletica nostrana.
Ci tengo sì, a ripetere un attimo le cose dette da Andrea. Io vengo da un piccolo paese in provincia di Torino, dove ho iniziato a fare atletica su una pista di terra battuta di 350 metri circa, e dopo anni questa passione, chiamata anche malattia, per l'atletica mi ha portato poi ad essere qui adesso negli Stati Uniti e poter assistere agli allenamenti del gruppo di Rana Rider. Quindi assolutamente l'idea di iniziare a muoversi prima in una realtà che fosse extra regione, poi in una realtà extra italiana e poi anche extra europea, ha fatto sì che riuscissi a raggiungere quello che un po' era il mio sogno, cioè vedere da vicino l'atletica professionistica. A livello italiano, come detto da Andrea, sono istruttore e allenatore, visto che da noi è sempre importante ricordare i livelli, quindi molto spesso si fanno distinzioni allenatore di primo, secondo, terzo livello. Io sono un umile secondo livello, non sono uno specialista, e ho avuto la fortuna di visitare prima una realtà spagnola sotto il mio ultimo coach come atleta. Era un atleta amatoriale, assolutamente non di caratura nazionale, che è Héctor González, che mi ha seguito nelle mie ultime stagioni e ha seguito da vicino le preparazioni dei miei primi atleti. Con Héctor siamo ancora in buonissimi rapporti e contatti, ci sentiamo costantemente. Negli anni è diventato adesso uno dei tecnici della nazionale spagnola di prove multiple, passando prima da quello di salti, adesso prove multiple. I miei due primi mentori, come hai detto tu, mi piace sempre citarli, perché ho alcuni mentori atletici che per me sono le persone più importanti in questo percorso. Quindi a partire da Massimo Beltramo e Leonardo Bellan, che mi hanno seguito quando ero in tenera età e mi hanno trasmesso la passione per l'atletica leggera, a passare poi ad Héctor, che è stato mio allenatore. Insieme a lui, questo desiderio di voler andare all'estero e di spingersi, diciamo, sempre un po' più in là della stanza in cui uno si sente nel proprio comfort, ha fatto sì di conoscere Anthony Yaich, il quale è un allenatore francese con molte influenze in realtà sul coaching americano, che aveva fondato un'academy, Mentor Academy, a Franconville, nel nord della Francia, dove prima di aprire Iracol ho avuto la possibilità di visitare con due dei miei atleti, e lui mi aveva chiesto appunto questa cortesia. Quindi se vieni a visitare la mia academy, se dovesse piacerti al ritorno in Italia, cerca di fondarne una tua. Quindi a fine 2017, insieme ad Alberto Franceschi, abbiamo aperto Iracol Academy, che voleva essere un centro di sviluppo dell'atletica leggera rivolta ad atleti che avessero delle qualità che purtroppo abbiamo definito come i minimi per i campionati italiani. Siamo riusciti ad avere ottimi risultati nel primo anno a livello giovanile, diciamo dall'under 20 under 18. Stava andando tutto davvero molto bene, e poi nell'inizio del secondo anno di Academy, fine del 2019, è arrivata questa chiamata inaspettata, come ho già raccontato, tramite LinkedIn, dove Randy Huntington, che è stato allenatore di Mike Powell, vedendo il mio curriculum e parlando appunto della mia passione per l'atletica, mi ha chiesto di raggiungerlo per lavorare come performance therapist, che è questa figura che io ho scoperto sinceramente solamente entrando a contatto con questo mondo dell'atletica professionista, dove il fisioterapista, massoterapista, ATC americani, ovvero degli athletic trainer, lavorano a stretto contatto con gli atleti proprio per facilitarne il raggiungimento della prestazione. Quindi un lavoro da fisioterapista e osteopata che prima svolgevo come professione in Italia in alcune cliniche,
che è totalmente differente. Mi sono ritrovato a lavorare con atleti, quindi persone sane, dove il trattamento è rivolto al miglioramento della prestazione, quindi non c'è un rivolgersi solamente al terapista in caso di lesione, ma il terapista aiuta al raggiungimento di quelli che sono i risultati pianificati dall'allenatore. A metà della scorsa stagione, per modifiche all'interno del gruppo, sono riuscito a diventare assistant coach di Randy, e quindi ho fatto tutta l'ultima parte di stagione in previsione di Doha, lavorando con lui a stretto contatto come terapista e assistant coach. E proprio a Doha sono venuto a conoscenza con vari tecnici per me molto importanti, quindi ho avuto la possibilità di incontrare Nelio Mura, che già ci aveva dato spunti per l'Academy, che è stato coach di Saladino e anche una saltatrice in lungo che aveva vinto le Olimpiadi quell'anno, non mi ricordo il cognome, scusatemi, Maggi mi sembra qualcosa del genere. E sono venuto a contatto con lui, con Lauren Seagrave, che stava seguendo la Thailandia e il Brasile in quel momento, e con Rana Ryder. Parlando con loro e sentendo anche l'idea un po' di Randy, ho deciso di interrompere l'esperienza cinese e affrontare questa nuova esperienza che sto vivendo qui negli Stati Uniti con il gruppo di Rana. Il gruppo è una realtà differente, come magari affronteremo dopo, non è sotto una federazione, è un gruppo privato. Abbiamo atleti di alta caratura, quindi come è stato già preannunciato abbiamo velocisti, saltatori e ostacolisti di livello assolutamente mondiale, 8 centometristi maschili, sempre per fare un paragone che sia comprensibile a tutti, sotto i 100. Sotto i 10 secondi nei 100, e mi scuso perché in realtà ne abbiamo 9, ma uno ostacolista che ha 9,99 di personale, quindi giustamente non voglio dimenticarlo, ma assolutamente è stata una crescita che non sarebbe stata possibile se non fosse partito il desiderio da il paesino e dalla pista in fango che avevo sotto casa. Quindi questa è un po' la preview. Sì, sei stato molto chiaro, Marco. Diciamo che da un pochino quella che è la nostra filosofia, siamo dell'idea che per avere una formazione un pochino più completa, oltre alla formazione accademica, a quella della federazione, diciamo l'esperienza diretta con attori che hanno un'importante esperienza è fondamentale. Andrea Oberti spesso mi dice che se sei il più forte della stanza, allora vuol dire che sei tanto sbagliata. Ed è fondamentalmente uno dei concetti che in alcuni libri di formazione personale, crescita personale, vengono indicati. Ci vuoi migliorare, devi andare, diciamo, a conoscere 10 persone che sono migliori di te e che di quell'argomento ne sanno meglio. Cosa ne pensi, Marco, di cosa? Sì, diciamo che mi piace sempre citare la curva, adesso non sono un matematico preciso, di Dunning-Kruger, questi due psicologi, se ricordo bene, dove l'inizio della tua esperienza in realtà è questo livello di confidenza altissimo in cui ti senti immortale. Quindi quando ho iniziato ad allenare ho subito raggiunto livelli per me importanti, quindi al primo anno di allenamento con i miei ragazzi la prima medaglia che non si scorda mai ai campionati italiani allievi, dopo 6 mesi che alleni, ti fa dire, beh, forse qualcosa ne capisci. Negli anni successivi ho raggiunto le prime convocazioni nazionali dei miei atleti. Con Iracol abbiamo raccolto molte medaglie a livello nazionale e alcune internazionali, quindi ti danno quel livello di confidenza, nonostante la tua esperienza sia minima, che ti dice, beh, so quasi tutto. E poi invece ti accorgi che appena metti il naso fuori le cose non sono così. Quindi quando arrivi, adesso siamo nella fase discendente,
dove nonostante l'esperienza aumenti ogni giorno capisci che conosci meno cose rispetto ad altri che invece sono nel settore da più anni. Quindi assolutamente l'andare fuori e scoprire nuove realtà io lo consiglio sempre a tutti perché dà poi una spinta in più per quello che si fa, anche con un'ottica di un ritorno domani in Italia, che sarebbe poi il mio desiderio di rientrare in Italia e tornare ad allenare. Marco, colgo l'occasione del tuo esempio per dare intanto un'informazione logistica di servizio. Chi vuole fare le domande le scrive nella chat, al termine del nostro incontro poi risponderemo alle domande aprendo il microfono a ciascuno o semplicemente leggendo. E colgo l'occasione di fare questa puntualizzazione di carattere semplicemente informativo e pratico per spiegare anche magari la curva Dunning-Kruger che funziona anche a livello atletico. Ti sei autodefinito come un atleta di livello amatoriale e capisco perfettamente la tua autodefinizione quando si lavora con 8 velocisti da sotto i 10 e un ostacolista sotto i 10. Comunque adesso io non sono il tuo biografo, ma mi ricordo che hai un personale del triplo sui 15 metri e mezzo, se non sbaglio. Comunque, no, purtroppo no. Magari purtroppo no. No, ho sbagliato persona. Ma avessi avuto 15 metri e mezzo starei ancora brindando. No, perfetto, avevo 7,22 di lungo e 14,95 di triplo, che sono i miei tarli, che non ho mai raggiunto questi 15 per adesso, perché faccio 30 anni, quindi posso ancora saltare. Però, no, diciamo amatoriale. Ok, il livello calza lo stesso però, perché il lungo era un po' meglio del triplo forse. Però nella curva Dunning-Kruger, magari un ragazzino di 18 anni che fa quelle misure da junior, che magari fa la sua maglia azzurra, si sente un atleta di vertice. E magari andando avanti scopre che 7,20 m o 15 anche o 15,5 m, 15,80 magari non sono così sufficienti per essere un atleta di vertice, come magari 10,60, 10,50 o 10,40 non sono così sufficienti per essere un atleta di vertice. Scusami per la interruzione. No, sfondi una porta aperta e qui mi si apre anche un'altra considerazione. Io ho sempre detto, come già facevamo con l'Academy e con Alberto, che dal mio punto di vista la prestazione deve essere vista in maniera assoluta, quindi che tu faccia 8 metri di lungo a 16 anni o fai 8 metri di lungo a 23, hai fatto 8 metri. E poi quello che sta dietro nel processo di allenamento e come sarà lo sviluppo, ovviamente è più favorevole avendo più anni teorici a disposizione per un atleta giovane, ma io vedo sempre il risultato da prendere, come hai detto tu, in maniera assoluta. E molto spesso da noi, io stesso ho fatto questi errori, si vede come un cadetto che ho avuto la fortuna anche di allenare, cadetti da più 7 metri nel lungo. Non è detto che poi questi saltino 8,95 da assoluti, come le nostre curve di prestazioni da atleti giovanili ad atleti assoluti ci dimostrano. In ambito, anche internazionale, abbiamo noi qui una ostacolista junior da 12,71 e comunque, pur essendo così giovane, ha già raggiunto un livello di prestazione decisamente elevato, che in altri ambiti, anche solo italiano, 12,71 sarebbe, non so se record italiano, ma credo comunque di livello internazionale. Quello che però voglio dire è che sono riuscito ad accorgermi in queste esperienze estere e che sicuramente in Italia abbiamo un numero di talenti a disposizione davvero alto. Abbiamo avuto la fortuna in Academy di fare molti test che ci mostrassero quelle che sono un po' le capacità
poi se uso termini sbagliati Alberto dopo che è presente mi correggerà, ma abbiamo saputo abbiamo potuto avere dei dati di caratteristiche neuromuscolari negli atleti di alto livello, che ad esempio come chi mi è venuto a trovare durante l'esperienza cinese, ho avuto atleti che dal punto di vista condizionale, fisico, non hanno nulla da togliere agli atleti che si incontrano qui. Quello che cambia, al di là della parte oscura dello sport, che non cito e nessuno sa dove esiste o meno, noi abbiamo atleti di talento che possono davvero fare risultati, e questo mi motiva sempre più a stare all'estero per capire come vengono allenati. Quello che sto vedendo con Rana, quello che ho visto con Randy e parlando con questi coach, mi ha aperto un mondo, quindi mi ha fatto capire che quello che sapevo, nonostante molto spesso gli esercizi siano sempre gli stessi, siano sempre le stesse variabili, il modo in cui viene insegnato l'esercizio e i dettagli che vengono dati fanno sì che poi si abbia quel passaggio da atleta talentuoso ad atleta di alto livello. E quindi questo è un monito per dire di non scoraggiarsi, cioè non è necessario per tutti andare alla ricerca di atleti esteri, ma noi abbiamo davvero a disposizione un bel vivaio, pur essendo l'atletica uno sport che magari non è così diffuso sul territorio italiano, ma pur essendo uno stato relativamente piccolo rispetto ad altre realtà tipo la Cina, con le loro province eccetera, abbiamo dei buoni numeri e dei buoni talenti che secondo me potrebbero essere sviluppati. Sì, Marco, leggo quello che hai detto adesso, riguardo un pochino il discorso degli esercizi, le esercitazioni, perché quando ci siamo sentiti al telefono mi hai raccontato il fatto che una delle cose che hai visto all'estero di diverso dall'Italia, di tutto, viene data molta importanza alla terminologia delle esercitazioni. E spesso ti sei trovato anche tu in difficoltà perché, ad esempio, faccio l'esempio, lo skip in America non è quello che noi intendiamo skip, anche perché skip fondamentalmente vuol dire, se magari correggi tu, vuol dire comunque saltello, quindi non vuol dire, diciamo, ginocchia alte, come intendiamo noi. Hai detto ginocchia alte e mi sono sentito mancare. Ecco. Come le descrizioni che ho avuto per, ad esempio, descrivere il classico skip che tutti noi facciamo fare quando mi sono trasferito all'estero. E sì, ad esempio qui la definizione un po' più internazionale di skipping è semplicemente quello che noi possiamo chiamare un passo saltellato, quindi dei saltelli successivi. Mentre la nostra definizione di skip potrebbe essere più un A-run, essendo che è una corsa perché sono appoggi continui, mentre per loro ad esempio lo skip viene sempre intervallato con un saltello ripetuto sul piede, richiamando diverse posizioni come skip A e skip B. Quindi quello che poi viene dato come cenno da questi allenatori è l'attenzione al dettaglio e l'attenzione al dettaglio che devono avere diciamo i professionisti, perché poi sono professionisti e mi piace definirmi tale nel mio lavoro da fisioterapista, come è stato con Randy, l'attenzione ai dettagli che devono avere i professionisti nel raggiungere la tecnica ideale di un modello, che poi può essere differente. Il modello ideale di corsa di Randy Huntington, Rana Ryder, Lauren Seagrave e Dan Puff, che ho avuto la fortuna in svariate occasioni di conoscere tutti, sembrano tutti uguali, ma l'attenzione ai dettagli è sicuramente diversa. Una cosa di cui parlavo ieri con un gruppo di amici e tecnici italiani è proprio questo: i gruppi che ho avuto a disposizione sono stati quasi sempre gruppi numerosi,
anche in atleti d'elite, dove da noi un allenatore che allena come rana 25 atleti verrebbe visto come un pazzo o comunque un allenatore di basso livello, perché troppi atleti non si riescono a seguire bene, mentre noi abbiamo questi gruppi enormi che semplicemente devono essere gestiti. E con Randy gli insegnamenti sono stati molti, devo dire, considero lui uno dei grandi mentori proprio per come andare ad organizzare le varie sedute, le varie attività che il professionista che si ha a disposizione va a fare, i vari modi di interagire per raggiungere quello che poi penso sia l'obiettivo di tutti noi, cioè di far crescere nella maniera più alta possibile il nostro atleta, i nostri atleti, per raggiungere il livello più alto di performance che possono andare ad ottenere. Questa è un po' la mia idea. Marco, visto che comunque ho avuto esperienze svariegate per il mondo, la mia domanda è: in Spagna, in Francia, in Cina e adesso negli Stati Uniti, di queste esperienze, cosa a tuo avviso ci sarebbe da portare a casa per ognuna di queste esperienze? Allora, mi piace la tua domanda. E, dunque, dalla Spagna a me piace assolutamente riportare il modello di Hector di gestione della pianificazione. Quindi mi definisco una persona matematica, molto affezionata ai dati. E Hector, quello che mi ha insegnato è stato proprio la capacità, che ancora adesso lo contraddistingue, di gestire i vari carichi di lavoro, di impostare le varie ripetute sessioni di corsa, sessioni di forza, monitorando costantemente il carico che viene somministrato al singolo atleta, cosa che abbiamo poi riportato anche in Miracle, credo a livelli interessanti, abbiamo avuto conferme anche da questi coach, e quindi sicuramente questa gestione, passatemi il termine, numerica dell'allenamento, cosa che per me, nonostante avessi iniziato atletica all'età di 8 anni, essendo andato in Spagna a 21, pensando io ho visto tutto, cioè questo allenatore mi allenerà assolutamente nel modo classico, ho scoperto un mondo di cicli, mesocicli, macrocicli, microcicli, gestione del carico di lavoro che prima assolutamente non sapevo neanche dell'esistenza. La seconda grossa esperienza con Anthony, che considero ancora adesso probabilmente l'allenatore più talentuoso, come ho già discusso con i miei colleghi di Miracle, forse l'allenatore più talentuoso che abbia avuto possibilità di conoscere. Lui è un artista, a differenza mia, riesce a vedere quello che l'atleta sta sbagliando e come dipingere un quadro per riportarlo a quella che deve essere poi la prestazione. Quindi l'evoluzione dei vari esercizi, come intervallarli durante le sedute, credo che facciano di lui uno dei coach di più alto livello internazionale da questo punto di vista. Al momento si trova in India, dove allena atleti di altissimo livello in una academy, e ci tengo assolutamente a ringraziarlo perché ha dato sicuramente una grossa spinta alla mia carriera, tra virgolette, da allenatore. Cito anche l'esperienza in Miracle, perché nonostante le esperienze estere diano nuovi spunti e nuove cose su cui lavorare, Miracle mi ha fatto venire a conoscenza con un mondo che prima non avevo a disposizione, quindi quello dello sport science
e dello strength and conditioning. Nell'ultima stagione abbiamo avuto anche un mentore di vita e un nostro collega Franco che ci seguiva nella parte più di rehab e fisioterapica. E venire a conoscenza di come i dati vengono analizzati, di come uno strength and conditioning gestisca la parte di forza, mi ha fatto arrivare all'esperienza cinese sicuramente più preparato. Questo per dire appunto che abbiamo anche professionisti molto molto validi in Italia, molto spesso nel nostro sport, o per quello che poteva essere la mia esperienza, non riusciamo a farli convogliare nello stesso progetto. Con Randy, lui è un coach olistico, a volte forse troppo perché è difficile da comprendere, ma vede l'atleta nella sua totalità, quindi ha ricercato la mia professione proprio perché cercava un osteopata. Giusto per chiarire, l'osteopata è una figura che vede il paziente in maniera olistica, quindi impostando il paziente, in questo caso l'atleta, come un tutt'uno con i vari sistemi in interazione tra di loro su cui bisogna andare a lavorare, quindi non solamente il sistema muscolare o quello articolare in maniera separata, ma unendo anche il sistema fasciale, viscerale, craniale. Da lui ho finalmente imparato quelle che sono le definizioni in ambito internazionale dei vari drills, che sarebbero le nostre andature. Quindi ho finalmente capito bene cos'è uno skip A, uno skip B, uno skip C, un ankling, un fast leg. Quindi sono andato a conoscere più nel dettaglio tutte le varie caratteristiche più americane e inglesi dell'allenamento. Lui, dal suo punto di vista, ha questa forte relazione con il terapista, che è questi coach di alto livello, Dan, Lauren, Lana e Randy, hanno sempre al loro fianco. Quindi il terapista è la figura che è sempre con loro durante gli allenamenti, facendo interventi anche istantanei e, lasciatemi passare il termine, in acuto sull'atleta. La sua conoscenza, avendo lui studiato medicina per alcuni anni prima di diventare allenatore professionistico, fanno sì che la sua conoscenza del corpo umano sia a livelli veramente elevatissimi, e soprattutto la conoscenza dell'anatomia, biomeccanica e fisiologia relativi all'atletica leggera e alle specialità soprattutto di potenza che mi interessano e nelle quali mi sento, tra virgolette, più forte, quindi velocità e salti orizzontali. Fino poi a passare a Rana, che ha avuto come mentore Randy, quindi sicuramente ha tratto da lui ispirazione, e metterei come un mix vincente delle varie esperienze personali. La conoscenza elevata di biomeccanica, di sport science, incontrano quella del corpo umano, della biomeccanica, che vanno poi a risultare in un livello di performance ottimale. Il suo modello di corsa è sicuramente uno dei più vincenti, come dimostrano i suoi risultati. Quindi anche gli atleti che ha in questo momento a disposizione, che rientrano da stagioni sfortunate, quelli che già sono rientrati da stagioni meno fortunate come De Grasse o Niali, hanno poi ritrovato picchi prestativi già lo scorso anno, e capisco il perché. Pur essendo un coach con cui è difficile relazionarsi, perché vi assicuro che non è facile, assolutamente un livello di dettaglio estremo che porta poi alla prestazione. Per tornare a quello che dicevo inizialmente, Marco, ti faccio le ultime due domande, poi magari ci fai vedere qualche contributo video e ci parli un pochino
anche di qualche aspetto tecnico. Ti faccio una domanda legata al discorso performance therapist, perché comunque l'hai fatto per quanto 6 mesi, fine, no? Un po' meno. Una stagione intera. Una stagione intera. Ok, perché fondamentalmente da noi in Italia c'è l'allenatore, c'è il fisioterapista, ma diciamo che il performance therapist noi come coach l'abbiamo conosciuto grazie a Alessandro Vigo, che è stato in ALIS e ci ha spiegato questo bello. L'abbiamo anche cercato di riportare nei raduni di allenamento grazie a Marco Righetti. Però diciamo che da noi questa figura non esiste, almeno in atletica, non so negli altri sport, ma in atletica non esiste, diciamo figura di mezzo tra l'allenatore e il fisioterapista, da quello che ho capito io, giusto? Sì, io porto sempre un esempio forse estremo e eclettico di Randy per spiegare quello che fa il performance therapist. Quindi sostanzialmente i trattamenti possono essere divisi in pre, durante e post allenamento, ovviamente questo in una situazione di atletica di elite, mi rendo conto. Quindi i trattamenti pre e post sono o rigenerativi o di preparazione a quello che dovrà essere poi il lavoro o del giorno dopo o di recupero della seduta giornaliera o in preparazione della seduta che si andrà a fare, e questi vengono dettati dalle necessità dell'allenatore e decise con il terapista che poi va a svolgerle. La grossa fortuna che si ha soprattutto in America, che da noi vedo un po' difficile dal punto di vista legislativo e burocratico, sono i trattamenti durante la seduta di allenamento. Moltissimi coach di high school e università, noi siamo ospiti all'interno di un'università, il gruppo di Rana si allena all'interno di questa università, e arrivano al campo con il lettino e, non avendo alcuna certificazione in realtà per poter trattare direttamente gli atleti, vanno a fare delle operazioni di stretching manuale, delle manipolazioni sugli atleti, cosa che qui è vista in maniera abbastanza normale, e capisco che invece dal punto di vista italiano per una questione burocratica e legislativa sarebbe molto difficile. Ma durante l'allenamento credo che l'allenatore possa inserire degli esercizi, delle esercitazioni che vadano a facilitare la performance, più delle esercitazioni magari che riescano a attivare, passatemi il termine per i fisioterapisti in ascolto, ad attivare maggiormente il reclutamento di alcuni muscoli che in quel momento non stanno lavorando in maniera propria. L'esempio che porto sempre per far capire cos'è il performance therapist è di una seduta di allenamento con Randy e uno dei suoi atleti di punta, uno dei nostri atleti di punta che è Subin Tian. Per chi non lo conoscesse, ha un personale di 6,42 nei 60 metri, che dovrebbe essere quinto o sesto di sempre, e 9,91 sui 100 metri, che dovrebbe essere ancora record asiatico, forse con Temu Gunode, se vado a memoria, ma correggetemi se sbaglio. È un esercizio atipico? Atipico, acquisito. Okay. Quindi noi stavamo effettuando delle ripetute sui 60 metri con un recupero minimo. Quindi racconto questa storia, è un 3-4 minuti, un 4-5 minuti tra una ripetuta e l'altra. E monitorato con fotocellule, monitorato in quel caso addirittura con OptoJump per i primi 30 metri. Prima ripetuta, a Randy non piace come sta correndo su e richiede di effettuare una manovra manipolativa sulla zona dorsale. Correggiamo con questa manipolazione,
su corre di nuovo, in realtà peggiora, quindi per Andy non era quello il problema, si sposta un lavoro rapido sul diaframma sempre in questi pochi minuti e su finalmente migliora, quindi quello potrebbe essere un problema. C'è ancora un qualcosa a livello di tempi di contatto e di extra movimento sulla caviglia che a Randy non piace, quindi mi chiede tramite una terapia fisica che noi utilizziamo, quindi un macchinario elettrico, di effettuare un trattamento termico sulla regione della tibio tarsica. Su migliora e manteniamo quel miglioramento per le ultime due ripetute. Quello secondo me è dire e vedere quello che è la performance therapy, che poi su un esempio così che è eclatante, perché bisogna avere a disposizione di tutto, quindi qualcuno potrebbe dire sì, ma devo avere le fotocellule, devo avere l'optojump, è una terapia, si trasforma in attività di tutti i giorni dove viene effettuata una ripetuta. Dempuff, Seagrave, Rana, Randy mettono sempre il focus sull'osservazione della ripetuta, quindi il cronometro ha un secondo fine e quindi viene osservata la biomeccanica del gesto da più angolazioni per andare a scoprire se ad esempio il tilt a livello pelvico non è corretto, quindi ci può essere una tensione. Viene richiesto al terapista di effettuare un trattamento abbastanza rapido per andare a correggere o comunque dare un'informazione che può essere uno stimolo per il sistema nervoso centrale dal punto di vista propriocettivo, che vada a cambiare quella che è la risultante, anche solo una sorta di placebo per l'atleta, che vada però a cambiare la risultante dell'allenamento, incrementando la prestazione in quel determinato momento. Per chi non ha la possibilità di effettuare dei trattamenti manuali, potrebbe essere semplicemente l'attivazione con mini band, quindi effettuare delle camminate con mini band che vadano a reclutare maggiormente i muscoli esterni della coscia, medio, piccolo gluteo, tensore, fascia lata, e con questo reclutamento magari andare a migliorare quella che è la resa della singola ripetuta, quindi un'attenzione al dettaglio relazionata alle caratteristiche dell'atleta che vada a migliorarmi poi la performance. Questa è un po' la risposta. Sì, ti faccio una domanda e la prendo dalla prima domanda che ci fanno nella chat. Fondamentalmente vuole essere un modo anche per pensare un po' alla nostra situazione in Italia. La domanda dice: Marco, è con vena premica? Ovviamente tu hai avuto tante esperienze, oltre che diciamo che sono le esperienze che ha avuto, lui chiede come mai in Europa e nel mondo ci sono queste organizzazioni che permettono questo allenamento, mentre in Italia è molto più difficile portare un sistema come questo. Secondo te c'è un blocco culturale, motivazionale, economico, gelosia del coach? Cioè è proprio un discorso organizzativo, perché noi non riusciamo a fare quello che dal punto di vista organizzativo altri paesi hanno. Credo che sia una sommatoria di problematiche che porti a questo, quindi hai citato la gelosia del coach, quindi questo normale egocentrismo che ognuno di noi come allenatore può avere, potrebbe essere uno dei sicuri problemi, potrebbero essere, come ho detto prima, problemi legislativi e burocratici italiani o comunque anche più europei sulla figura del performance therapy, e potrebbe essere anche una problematica, come nel mio caso, di poca conoscenza dell'argomento, nel senso che pur essendo stato in Spagna, pur essendo stato in Francia a parlare con Anthony, fino a che non sono arrivato in Cina e ho conosciuto Randy, che ha una filosofia totalmente americana,
questa figura del performance therapist non l'avrei assolutamente mai scoperta. Quindi credo che sia un po' una somma di tutte queste. Ok, Marco, e vuoi iniziare a far vedere qualcosa di tecnico tramite un pochino i video? Passiamo a questa parte, poi lasciamo un pochino le domande anche dei participanti di oggi. Sì, io mi metto a disposizione sia durante la call che dopo, lascio volentieri i miei riferimenti a chi avesse domande. Perfetto. Perché come ho detto soffro di essere estremamente logorroico, quindi a un certo punto mi dovrete fermare. E dunque vado a far vedere sostanzialmente quelle che sono prima alcune foto e video secondo me carini da mostrare, per far vedere un po' differenti realtà, ma anche cose che si accomunano a quello che in realtà facciamo in Italia, quindi come questi atleti facciano poi delle cose non così diverse da quelle che si fanno appunto sul nostro territorio. Mi vedete? Mi sentite anche? Perché... Ok. Dunque, questo è un video che ci tengo a far vedere a velocità naturale, perché è uno dei saltatori che ho avuto in Cina. Il suo personale è 8:47. E questa è un po' la prima immagine di come mi sono ritrovato io appena arrivato in Cina. Quindi quando abituato a atleti comunque di un buon livello, saltatori da più di 7 metri, scusate se si vede a scatti, parlavamo prima della postazione Zoom che potrebbe dare dei problemi. Questo è un po' quello che ho visto io la prima volta arrivato in Cina durante una seduta di salti. Quindi andrete a vedere un lunghista che fa l'ultimo tratto di rincorsa. Io quello che ho visto è assolutamente nulla, e quindi dovendo andare a rallentatore vado poi a vedere, in questo caso avevamo segnato gli ultimi appoggi e riesco ad andare a vedere a rallentatore gli ultimi appoggi e come si arriva poi allo stacco. Questo stacco in realtà a Randy non piaceva molto e capisco anche il motivo, e è un po' per dire che la prima cosa da allenare sicuramente è l'occhio. Quindi quando si ha poi la possibilità di vedere questo a velocità normale durante un allenamento, tutto quello che poi risulta essere a velocità inferiori diventa molto più facile da andare a vedere. E quindi questo era un video che volevo condividere. Qui ci sono delle foto di me durante gli allenamenti. Lui è un velocista giovane, ha 24 anni, 10 e 13 di personale. E io da performance therapist e assistant coach assistevo comunque alle sedute di forza. Qui invece un video che ci tengo a mostrare per far capire l'importanza della tecnica durante gli allenamenti. Parlavo ieri con questi amici dicendo che la tecnica, come conosciamo noi, passatemi il termine, più italiana ed europea, cioè fatta anche con molti imitativi e esercitazioni a bassa velocità, non venga in realtà fatta molto. E questa è una triplista, è stata campionessa del mondo junior. Questa è una seduta con pochi appoggi di rincorsa e tutti gli esercizi tecnici vengono fatti comunque con delle velocità che siano simili a quelle di gara. E
è una triplista da quasi 14 metri, e ha un bel gesto, un bel pendolo, un'azione di presa del terreno che gli americani definiscono più un'azione di pull, quindi al touchdown quasi verticale, e poi una bella uscita pur essendo una seduta con pochi appoggi. Mentre le altre sedute, ad esempio di salti o comunque di specialità tecniche, vengono fatte solamente con delle rincorse, quindi questo è un aspetto un po' più diverso da quello che abbiamo in Italia o comunque in ambito europeo, che viene anche notato da questi tecnici. Ho poi preso un video di uno dei nostri atleti migliori, tra i migliori partenti al mondo. Qui stiamo usando il 1080, che è uno strumento che viene utilizzato in sostituzione del traino o di elastici per fare esercitazioni di super velocità. Da moltissimi tecnici in ambito internazionale. Io ho avuto la fortuna di vivere a Pechino proprio con l'inventore Rolf Oman del macchinario, e mi ha dato la possibilità di scoprire tante cose a riguardo. Non c'è da spaventarsi, perché capisco che non tutti possono, io stesso, avere un Tenaity che ha dei costi oltre le migliaia di euro, ma le decine di migliaia di euro, scusate, ma quello che si può scoprire sono come i dati che si analizzano dal 1080 diano delle indicazioni su come utilizzare ad esempio il traino, che è una cosa che abbiamo tutti, e proprio ieri parlavo di come il traino, ci sono moltissimi articoli su traino pesante eccetera che noi ad esempio non utilizziamo. Questa è una partenza con 15 kg di resistenza, la faccio andare al rallentatore e su è un buonissimo partente, e non deve spaventare in realtà la sua fisicità, perché da buon sprinter asiatico è molto, non è molto alto, scusatemi il termine, quindi è alto 1,72 m per 75 kg di peso. La faccio andare a velocità naturale per capire un attimo l'accelerazione che può avere con anche 15 kg di resistenza. Un drive quindi una conduzione del tallone bassa, che sinceramente a me piace, una estensione d'anca molto buona, c'è un contromovimento leggerissimo verso l'alto che sarebbe da evitare, però è dato forse dalla resistenza, mentre il movimento principale dovrebbe essere prima il push dei piedi e poi l'uscita delle spalle, e qui esplode poi con delle belle estensioni e dei tempi di contatto secondo me buoni, nonostante l'aumento dei chili. Qui una partenza con di prova con un nostro connazionale che in realtà sbagliò la partenza. Qui siamo a Doha e la metto volentieri. E ci tengo a dire alcuni dettagli della partenza di su. Un focus che noi abbiamo e che io ho scoperto, ma magari per mia non conoscenza, è l'arrivo del settimo appoggio, che normalmente dovrebbe essere intorno ai 10 metri e 10 in sprinter da 10 secondi. Su in realtà ce l'ha molto corto, ma molto spesso uno degli errori che facciamo noi tecnici potrebbe essere quello di addirittura avere il settimo appoggio eccessivamente lungo. Quindi questa è una cosa che mi piace portare, perché gli atleti, tra virgolette, di medio-alto livello magari tendono a essere addirittura eccessivamente lunghi nei primi sette appoggi, che sono la chiave che viene analizzata da tutti questi tecnici.
E poi qui un esercizio normalissimo, quindi la mobilità su ostacoli viene utilizzata in realtà a fine allenamento come parte accessoria, cosa che si distingue un po' magari da come la utilizziamo noi all'inizio durante il riscaldamento. E questo era per far capire che alla fine sono atleti normalissimi con esercizi che tutti noi possiamo fare. L'attenzione qui da noi è sempre richiamata sull'arrivo del piede in una situazione dove il tallone non dovrebbe mai andare in contatto col terreno. Su inserisce un doppio rimbalzo in realtà che a volte va a incrociare con il terreno. E, ho avuto la possibilità di avere a disposizione i trattamenti e qui siamo in Svizzera durante il training camp, quindi svolgevo già la parte di assistant coach della staffetta cinese, che purtroppo ha avuto un sacco di problemi a Doha nonostante abbia siglato il record nazionale, che dovrebbe essere 37 forse 63 se mi ricordo bene, con due riserve avendo perso i due più forti. E quindi questo è un cambio di Su a Liang, che può sembrare magari un cambio addirittura lungo, ma Randy spinge il cambio fino agli ultimi metri, quindi dal 26esimo al 30esimo metro con le nuove regole, e quindi mi piaceva metterlo a disposizione questa velocità naturale. E ringrazio Randy perché non è facile per noi condividere video e informazioni, e quindi lui mi ha dato la possibilità di farlo. E questo è l'ultimo, è una partenza di Su a Shanghai, e una partenza secondo me molto molto buona da vedere a velocità naturale e poi a rallentatore. Qui il movimento, c'è sempre un piccolo contromovimento verso l'alto, ma le spalle si muovono frontali, il tallone ha questo drive a livello del ginocchio della front leg, quindi della gamba anteriore, quindi è buono, estensione piena. E poi questo è il momento più importante, quando la tibia della gamba anteriore si ferma quasi nell'aria, ma in realtà loro stanno facendo questa azione di pull posteriore. Il secondo appoggio, lui ha questo recovery molto alto che non è, diciamo, troppo indicato, ma al touchdown la tibia va a essere in allineamento con quello che è il tronco. Lui è un po', passando in termine, gobbetto, e qui in realtà la tibia è leggermente troppo verticale, però è assolutamente uno dei migliori partenti al mondo. Quindi questo erano un po' i video che avevo a disposizione. Spero che si siano visti bene, abbastanza bene. Perfettamente, Marco. Sì. Volevo fare due puntualizzazioni. Una sul traino pesante, che hai detto che da noi non si fa. No, nel senso che da noi con questi coach non si fa. Ah, ok, no, perfetto. Perché so che in Italia, ad esempio, anche con i corsi fatti, eccetera, viene utilizzata la metodica del traino pesante. Okay. No. Difatti dicevo, questi coach, ad esempio, non lo utilizzano, e avevo parlato ieri con alcuni amici della cosa. E non lo so, che le nuove ricerche e anche il lavoro fatto da voi spostano l'attenzione anche sui carichi pesanti durante il traino. Ci tengo, Marco, un attimo a precisare una cosa, perché prima parli della Tineti e noi adesso non ricordo come si chiama chi l'ha inventata, se me lo ricordi l'hai detto prima. Il Tineti? Sì. Rolf Oman. Rolf Oman, due anni fa l'abbiamo contattato perché ci sarebbe piaciuto
avere a un nostro orso la Tineti e doveva essere organizzato, purtroppo a un certo punto la cosa è morta, nel senso che abbiamo scoperto quanto costava farla qua e quindi ci siamo fermati. Però acquistarla costa $19,800, quindi diciamo che sicuramente costa tanto, costa più di un traino, però con un traino si possono ottenere tanti, diciamo, risultati simili a Tineti. La Tineti ovviamente anche dei feedback sulla valutazione che sono importanti, un po' meno. No, assolutamente, era più un mostrare alcune cose che utilizziamo e dire che i dati che rileviamo dal Tineti sono interessanti per poi eventualmente effettuare nella quotidianità di un normale allenamento del traino, classico traino con slitta, per capire bene i carichi di lavoro che possono essere utilizzati o meno. Fermo restando appunto del non utilizzo del pesante, ma anche perché il Tineti, a meno che non si metta un doppio pulley, arriva a 15 kg normalmente, se no con il doppio pulley a 30, tutto lì. Quindi... E invece Marco, volevo chiederti due cose, ma poi già Andrea mi ha un po' anticipato. Una cosa che parlando di Huntington è molto interessante, è una cosa che è passata, tu hai parlato di talento dell'allenatore. È una cosa molto interessante perché noi, molto spesso noi allenatori siamo focalizzati e fissati sul talento dei nostri ragazzi, che può esserci, non può esserci. Statisticamente è più facile che troviamo ragazzi con talento, perché noi siamo uno e i ragazzi che passano sono tanti, quindi qualcuno col talento lo troviamo. Una cosa che non ci si pensa è che ogni tanto anche l'allenatore deve avere anche un pochino di talento, a prescindere da quanto sa e da quanto studia e da quanto si applica. Un po' bisogna essere portati. Io, sinceramente, ogni volta che sono stato in gare di livello internazionale con i miei atleti, mi sono accorto che i ragazzi che erano lì, le ragazze che erano lì, erano più brave, ok? Quindi probabilmente erano state condotte meglio, al di là, cioè che il limite in grande parte ero io, più che il talento del ragazzo. Spezzi, vai ad affrontare un argomento interessante, come dice sempre Rana e già me lo ripeteva Randy, ricordati che nell'atletica l'errore è sempre dell'istruttore, cioè di colui che dà l'input e l'insegnamento all'atleta, non è quasi mai totalmente dell'atleta. E, quindi credo che in realtà la fortuna di questi allenatori d'elite sia essere dei talenti nel loro campo. Non mi definisco assolutamente tale, cioè riesco a definirmi un fanatico dell'atletica. Mi rendo conto di avere moltissimi limiti che magari verranno limati dalle varie esperienze. L'avere un tecnico che sia talentuoso e che sia geniale ed eclettico, secondo me da quei punti in più per raggiungere la prestazione, a patto che abbia comunque una conoscenza di altissimo livello. Se no torniamo alla curva Dunning-Kruger che dicevamo prima, quindi a parità di conoscenze, forse anche se uno avesse meno conoscenze, il talento, l'ecletticità e il talento appunto di somministrare l'esercizio corretto nel determinato momento, credo facciano poi la differenza conclusiva. E l'altra cosa che volevo chiederti poi, Marco, grazie, era anche, diciamo, l'aspetto, abbiamo parlato di Tineti, macchina da $20,000, delle strutture, di la necessità di avere performance therapist, certe situazioni, per esempio, tanto per dire, in Australia, io ho fatto certi corsi in Australia,
le piste belle, quelle importanti, sono corredate da palestre che hanno attrezzature che a volte io non conoscevo, e piscina. Normalmente c'è la pista con la palestra e la pista con la piscina per fare dei lavori in acqua e cose di questo tipo. L'altro, quindi la domanda che arriva e volevo farti è l'aspetto, diciamo, finanziario legato a queste organizzazioni di atleti privati che possono supportare il professionismo o comunque l'alta specializzazione. Come funziona? Ma diciamo che io ho avuto la fortuna di scontrarmi con due realtà totalmente differenti, cioè da una parte una federazione tra credo le più potenti al mondo, quindi quella cinese, e dall'altra un gruppo privato tra credo i più forti al mondo in sprint e ostacoli, e quindi due realtà dove sicuramente l'ammontare economico a disposizione è elevato. Nella realtà privata in realtà è elevato da parte degli atleti, quindi le spese che l'atleta deve affrontare sono sicuramente elevate. Discorso che avevamo tentato di affrontare in Iracol, dove avevamo portato l'atleta a pagare direttamente il coach e i servizi a discapito del pagamento verso la società di atletica, della quale invece società di atletica poteva beneficiare dei servizi, oppure una federazione come quella cinese con disponibilità economiche sicuramente elevate, Centro Olimpico di Pechino con tutto a disposizione degli atleti, come dicevi tu, piscine, saune, eccetera, ma non è la necessità, diciamo, la condizione economica non è la chiave per, secondo me, il raggiungimento del livello elite o comunque di un alto livello. Può essere la chiave forse sul raggiungimento delle medaglie, che lì si va in un altro livello ancora. Io ho sempre visto che il mio sogno potrebbe essere quello di portare un atleta alle Olimpiadi. Portare un atleta alle Olimpiadi è un conto, vincere una medaglia olimpica o mondiale è un'altra considerazione ancora. L'instaurazione di gruppi privati di allenamento da noi in Italia potrebbe essere un ostacolo iniziale, avendo la necessità comunque di essere relazionati a società. Quindi questi atleti all'estero gareggiano o in maniera propria come indipendenti o sotto università se sono ancora universitari, o comunque per sponsor privati, come può essere possono essere i vari sport, i vari marchi di vestiario che tutti conosciamo. Ci sono poi ovviamente i track club, che sarebbero le nostre società, ma che figurano in maniera, credo, molto meno importante rispetto a come sul nostro territorio. Io sono più per una tra virgolette privatizzazione dell'atletica, nel senso di istituzioni che offrano dei servizi a disposizione delle società e degli atleti. Capisco che sia difficile trovare atleti che abbiano disponibilità economiche se non ci sono appunto entrate da parte o di società civili che mettano a disposizione degli ingressi per gli atleti, o delle società militari che mettono a disposizione uno stipendio regolare agli atleti, sapendo che da noi lo sponsor privato, come può essere Nike, Puma, Adidas, Asics, Mizuno, è difficile da trovare, può essere molto spesso di vestiario, ma cifre economiche che vadano a supporto totale di una stagione dell'atleta sono difficili da ottenere. Quindi sicuramente è una barriera non facile,
quando però parliamo di un'atletica di altissimo livello. Quando, se chiunque di noi avesse l'opportunità di avere atleti di altissimo livello, credo che comunque gli appoggi finanziari arriverebbero a un certo punto. Chi si trova, come ci siamo trovati noi nella fase precedente, con difficoltà, ma con il talento del tecnico, con il talento di professionisti che ci possano aiutare e coadiuvare la nostra attività di coach, secondo me si possono raggiungere altissimi livelli a livello nazionale e anche internazionale europeo senza necessità di grossi capitali economici. Ok Marco, diciamo che a mio avviso discorso abbiamo fatto più di 70 minuti di intervento, quindi penso che hai dato tanti spunti interessanti, aprire un attimo domande. Facciamo così, leggo le domande che sono state scritte in chat e poi chi si è notato apre il microfono e potrà fare la domanda direttamente. Ok Marco? Va bene. Quindi il primo è Roberto, che tra l'altro credo abbia, Roberto Stotrigaro, abbia una formazione anche lui da osteopata oltre allenatore, ma si è già finito il suo percorso, però so che stava studiando osteopata e mi va, può una sola persona conciliare l'essere coach e performance therapy e in generale se anche ok in generale ma anche in una città di allenato singola, quindi ok. Sì, credo che questo vorrebbe un po' essere come già discutevo con lo strength and conditioning che è Riccardo Michelini che seguiva l'Academy. Credo che un eventuale rientro in Italia o comunque una prima stagione da solo mi porterà verso questa necessità di unire la figura di performance therapist osteopata a quella di allenatore, avendo la fortuna appunto di poter trattare gli atleti. Potrebbe essere sicuramente utile avere un'unione già sul campo della mia professione, soprattutto per le caratteristiche economiche che prima diceva Andrea, quindi avere a disposizione un performance therapist sempre presente ha assolutamente dei costi. Avendo la fortuna di poter rivestire la doppia professione, sicuramente è una cosa che mi piacerebbe fare. Dal punto di vista di singola seduta, sì, sempre con discorsi fatti gli scorsi giorni con altri allenatori. Si riesce a gestire in questo momento un gruppo che è di 25 atleti di livello elite, suddividendoli in gruppi di, dipende, adesso sotto la pandemia abbiamo dovuto ridurre estremamente i numeri dei gruppi, ma normalmente gruppi da 8 persone che si accavallano addirittura l'uno dall'altro. E se si hanno a disposizione le due figure, è semplicemente un'organizzazione che si deve andare a preimpostare. Quindi, ad esempio, nel nostro caso, dove l'allenamento sostanzialmente è diviso in 3-4 fasi, warm-up più la parte di andature, quindi drills che formano la parte 1, la parte 2 che è quella di lavoro, cioè dove viene effettuata la seduta principale, e la parte 3 che quindi sono tutte quelle attività accessorie o ausiliarie, core, camminate, scalzi, mini band, mobilità, ostacoli, e poi un'eventuale fase 4, appunto, se qualcuno necessitasse di riabilitazione, che però si può intervallare con la fase 3, dove nella fase 3 viene gestita quasi sempre, quindi core, varie attivazioni, dal performance therapist, mentre l'allenatore si dedica al warm-up del gruppo successivo. Quindi è solamente, secondo me, una cosa da poter andare a gestire in maniera chiara per
dare entrambe i servizi, diciamo, quindi sia di coaching che di performance therapist, possibile anche dalla stessa persona, nella stessa seduta di lavoro, soprattutto con i gruppi che possiamo avere a disposizione su un territorio, io ricordo, italiano, quindi che al massimo, allenando prima per una società, avevo 20 atleti da seguire, massimi, e quindi gestendo bene i tempi, aggiungendo del tempo extra per la persona che ha necessità o le persone che hanno necessità, anche dividendoli in gruppi, di fare delle attività ausiliarie che possono essere camminate del core specifico, secondo me si possono unire. Spero di aver risposto alla domanda, se no io, come dico a tutti, tutte le domande che fate, scrivetemi poi pure in privato e io cercherò di rispondere. In caso ti contano. Esatto. Luca ci fa due domande. La prima è sull'individualizzazione dell'allenamento. Ci chiede come fare con un numeroso a cercare di individualizzare il più possibile l'allenamento. E ti faccio già una seconda. La differenza principale che hai visto a livello di struttura societaria tra i club esteri e italiani, soprattutto dal punto di vista giovanile. Soprattutto dal punto di vista? Giovanile. Ok, quindi, dunque, okay. Dalla parte dell'individualizzazione, solitamente viene suddivisa un'attenzione individuale durante il microciclo settimanale. Quindi se io ho un gruppo che è vario di ostacolisti, saltatori e velocisti, ad esempio, viene slittata la seduta più tecnica nei differenti giorni, e quindi quando ho la necessità di seguire da un punto individuale i saltatori o gli altri atleti che fanno ad esempio un lavoro di tempo o di speed endurance, e quindi riesco a gestire tutte e due. Siamo arrivati in passato ad avere la necessità di seguire magari due sedute tecniche di alto e lungo a distanza nel campo, come tutti voi avrete avuto, e quindi assolutamente quello è difficile. Sull'alta specializzazione che abbiamo si ha la fortuna di poter dividere le tempistiche, e quindi il gruppo di salti viene alla tottora, il gruppo di ostacoli a quella seguente, il gruppo di velocità in un'altra, quindi dividendo a macro gruppi si riescono a dare più istruzioni dal punto di vista individuale. Si fanno poi delle sedute specifiche individuali a richiesta nei giorni che si hanno di riposo, perché anche questi professionisti riposano ovviamente, e quindi si danno poi dei giorni specifici in cui fare delle sedute magari 1-1 o 1-2, dove si va a vedere ancora più nel dettaglio la prestazione tecnica o comunque qualche caratteristico o mancanza che si è vista nell'atleta. Dal punto di vista giovanile, da quando mi sono spostato all'estero, quindi in Cina, ho avuto la fortuna di avere nella parte finale delle sedute di allenamento, quindi il pomeriggio alle 6, il Centro Olimpico di Pechino ospitava il settore giovanile della zona, quindi c'erano questi ragazzi che, per dare un parallelismo, da noi sono categoria ragazzi cadetti, che entravano nel Centro Olimpico per andare a fare attività fisica, non per avere delle strutture eccezionali. Quindi la necessità di entrare nel Centro Olimpico non è assolutamente per avere strutture eccessive, perché sennò uno potrebbe dire, beh, a livello giovanile questi paesi magari sono fortissimi perché se già da bambini li mandano al Centro Olimpico, in realtà no, vengono mandati in questi centri perché sono centri coperti dove la qualità dell'aria è abbastanza decente per poter allenarsi e stare lì durante la seduta. E questi ragazzini in realtà, in ambito cinese, che è l'unico che conosco per quanto riguarda le categorie giovanili, vengono allenati in una maniera più
anni, non so, anni 80, URSS, quindi molto incentrata sul lavoro estremo e rigido, cosa che poi ha fatto sì che la nazionale cinese si rivolgesse a questi coach esteri che infatti dominano un po' la struttura nazionale, proprio perché la filosofia di base dell'atletica cinese è quella di andare a fare dei lavori decisamente ad alto carico, fin da piccoli, più che alto carico, alto volume, quindi tantissimo volume fin da piccoli. Nell'esperienza invece statunitense, essendo in visita, io vedo soprattutto i ragazzi universitari allenarsi, quindi parliamo di under 23 più o meno. La loro fortuna è quella di essere in un centro universitario dove lo sport innanzitutto è visto prima della carriera studentesca, anche perché loro ottengono borse di studio che gli permettono di studiare in queste università che altrimenti sarebbero molto costose. E la loro fortuna, poi so che c'è anche chi ci ascolta che ha effettuato, penso, esperienze americane, quindi se vuole intervenire a me farebbe estremamente piacere. E la loro fortuna è quella, secondo me, di poter dedicarsi allo sport in uno stesso ambiente, coadiuvando un po' l'attività atleta e studente, dove da noi è eccessivamente difficile, o comunque davvero sarebbe strano trovare una realtà dove l'atleta ha campo e università a disposizione e dove le due cose siano in contatto per dare disposizione di tempistiche di allenamento all'atleta durante gli studi. Ok, Marco, do la parola, gli apro il microfono a Leonardo Righi, che voleva fare domanda, ma... Sì, ok, Leonardo. Eccomi qua. Innanzitutto, prego. Grazie, complimenti. Facevo una domanda, se posso, due, a Marco, se non mi dilungo troppo, una più generale, di carattere generale, e una un po' più specifica. Prima hai parlato di suddivisione dell'allenamento in quattro fasi, warm-up, allenamento, diciamo, centrale, core ed eventuale ripresa fisioterapica o comunque di recupero. E sulle prime due non ci sono problemi, il riscaldamento per primo e l'eventuale intervento sulla muscolatura per ultimo. Ecco, il core l'hai messi proprio in fila come li fate normalmente, cioè il core viene fatto dopo l'allenamento principale? Sì. La motivazione, cioè riesci a motivarmi questa cosa? Perché alcuni sì, lo fanno prima. Sì, allora, la struttura di allenamento che io ho riscontrato nei tecnici, diciamo, filoamericani, quindi anche lo stesso Anthony, il quale comunque ha studiato all'interno di un'università americana dal quale ha preso spunto, si ritrova più o meno con alcuni schemi base e ben ordinati. Quasi tutti questi allenatori e tecnici anche universitari, vedo quelli dell'università qui, hanno libre disposizione con alcuni warm-up pre-stampati che sono molto simili l'uno dall'altro. E quindi la struttura dei coach che ho seguito è molto simile. Nel warm-up solitamente si effettuano esercizi che partono da una focalizzazione su gruppi muscolari principali e quindi esercizi più globali, per andare poi a degli esercizi che siano invece più specifici per gruppi muscolari, ad esempio minori, total body, quindi parte alta del corpo, e lower body, quindi la parte diciamo degli arti inferiori, dando comunque sempre, essendo quasi tutti esercizi dinamici, anche un'attivazione a livello del core, quindi non saranno specifici per il core, ma sicuramente andranno a darne una stimolazione.
per poi passare alle andature e a dei build up o delle acceleration dipendendo quello che è poi il focus della seduta. Questo per i saltatori, ostacolisti e velocisti. Io parlo sempre di questi che ho avuto la possibilità di vedere da vicino. Nella fine dell'allenamento viene inserita una parte definita GS, quindi più General Strength, quindi forza generale, che potrebbe essere quella appunto del core, che viene inserito sempre alla fine, addirittura anche dopo il cool down, quindi quella fase di defaticamento che io non ho mai adorato, ma viene molto utilizzata dai due coach che ho seguito. E quindi nella parte finale viene inserita una parte di core o general strength, che può essere anche un lavoro con palla medica. Nel caso di palla medica potrebbe essere prima del cool down, che è solitamente un giretto di corsa scalzi, per capirci, ma vengono sempre messe delle attività accessorie dopo il lavoro. Se vogliamo dividerle a gruppi, potrebbe essere ad esempio lavoro di forza generale con palla medica, lavoro di mobilità di ostacoli e lavoro di core, che vengono inseriti finito il lavoro principale. Questo è un po'... Se posso, sì. No, era solo per capire. Se posso chiedere, se posso dilungarmi ulteriormente, passa un lasso di tempo tra le due cose o lo fate direttamente a fine allenamento? No, l'allenamento dura in realtà, tra virgolette, poco, nel senso che il riscaldamento più le andature non durano mai più di una mezz'ora. La seduta di lavoro, ma questa è più una situazione organizzativa, che però ho riscontrato nei due coach che ho seguito, la parte centrale di lavoro può durare un 30-45 minuti e la parte finale, quindi ancillary, come viene definita, ausiliaria, mi dura un altro 30 minuti, portando la seduta totale di lavoro a un'ora e mezza, un'ora e 45, per chi ha anche quella necessità fisioterapica dopo, a un 2 ore. Motivazione è semplicemente perché ieri dicevo, la filosofia che ho riscontrato è quella del definita make it simple, quindi fai le cose semplicemente. Noi molto spesso andiamo molto più nel dettaglio anche a livello di andature ed esercizi di quello che ho riscontrato con questi due coach. La funzione del riscaldamento, poi se qualcuno ha i dettagli e vuole intervenire va benissimo, ma diciamo su una conoscenza generale mia, la funzione del riscaldamento è quella di permettere al corpo un innalzamento della temperatura corporea e mettere dal punto di vista del sistema nervoso centrale la possibilità di dare all'atleta una resa in quello che poi verrà proposto nella seduta. L'inserimento di core o mobilità, ad esempio su ostacoli o palla medica, dove prevedono dei periodi di recupero tra gli esercizi o comunque dove non ho un innalzamento della temperatura corporea così elevato, soprattutto non ho un elevatissimo stimolo del sistema nervoso centrale, mi fanno portare questa cosa a fine allenamento. Mentre gli esercizi, vi assicuro, pur essendo un quarto d'ora di warm-up e un quarto d'ora di andature, da quando si inizia a quando fanno l'ultimo allungo, che poi si mettono le chiodate, nella mia esperienza l'intensità è sempre molto molto elevata. Quindi non si troverebbe proprio spazio per queste attività. La critica che viene fatta da questi due coach, ad esempio, ad alcuni coach universitari con cui abbiamo a che fare perché ci vengono a trovare eccetera, con cui abbiamo avuto comunicazioni, è proprio questa, dove su grandi numeri, su diciamo un numero di ragazzi elevato, molto spesso si tende a portare al di sotto questo livello di attivazione, che porta poi ad avere una facilità maggiore ad esempio a degli infortuni toccando ferro eccetera. Io devo dire che i casi di infortuni che abbiamo avuto in questo anno e mezzo di esperienza sono stati praticamente nulli.
o comunque sono stati degli infortuni dettati dal caso e che poi con il performance therapist o il fisioterapista si sono risolti in tempistiche veramente, veramente veloci. Quindi questa è un po' la risposta del perché vengono messi alla fine. Grazie. Poi... Scusa Leonardo, volevi rispondere? No, no, scusa, chiedevo se potevo fare la seconda domanda, ma non voglio togliere spazio agli altri. Non... Se la posso fare la faccio, altrimenti... Bella, dai, magari interessa anche agli altri. E, volevo tornare un po' sul carico pesante del traino, che in Italia... agli ultimi convegni a cui ho partecipato, e come ultimi convegni intendo un paio d'anni, non solo gli ultimi due, viene altamente sconsigliato, oppure viene, diciamo, viene usato soltanto per atleti che ormai hanno, a fine carriera, hanno già fatto di tutto e si arriva al traino pesante. E questo è stato, questa cosa è stata motivata e a me mi trova in parte... sì, sono d'accordo in parte con questa cosa e lo sconsiglio, è stato sconsigliato, una delle cose principali per cui è stata sconsigliata è che essendo il traino come forza specifica un traino pesante, eccessivamente pesante o pesante oltre, parliamo oltre il secondo, secondo e mezzo in più del massimale sui 30 metri e va a modificare quella che è la tecnica di corsa. Quindi in un esercizio di forza specifica dove la tecnica deve essere praticamente uguale al gesto poi sportivo, andare a modificare questa cosa viene sconsigliata. Quindi volevo sapere cosa ne pensi di questa cosa. Allora, su generalmente la parte di allenamento resistivo, passatemi questa traduzione un po' maccheronica, ma sull'utilizzo del traino mi rifaccio ad una citazione di Rana quando porto ad esempio esperienze di paper o comunque di articoli scientifici che parlano del traino. Randy, essendo un buono di suo, non dice nulla, accetta le altre idee, ma continua a usare la sua filosofia. Rana, che sposa la filosofia di Randy, in realtà più critico, dice questi paper che vengono pubblicati, quanti atleti sotto i 10 secondi hanno avuto all'interno dei paper? E solitamente la risposta è quasi nessuno. Quindi paper su atleti di elite di altissimo livello vengono fatti poco e io, pur essendo un fan dell'evidenza scientifica, vado a sposare questa idea per quanto riguarda il traino, perché ci sono stati dati che mi hanno motivato le loro scelte di lavoro. Non parlerei di tempi sui 30 metri, parlerei più di velocità, perché bisogna sempre tener conto della fase di accelerazione che ci porta quella che è una Vmax all'interno di un determinato percorso. Quindi il tempo sui 30 metri in realtà non ci dà nessuna informazione di come l'atleta abbia accelerato o meno. Metterei più l'accento sugli ultimi metri, se faccio ad esempio un 30. 30 metri, come dicevo ieri, di accelerazione sono duri. Cioè, trovare già 30 metri, io sposo più i 10-20 metri di accelerazione anche col traino che i 30. Noi facciamo 30 1 o 2 su 12 ripetute totali ad allenamento, perché è difficile far accelerare l'atleta per tutti quei metri. Su un'ottica dei 100, quindi andrei a prendere più lo split degli ultimi 5-10 metri a livello di velocità, e il mio consiglio è sempre di lavorare o su il target che ho al determinato metro, quindi per chi legge le analisi biomeccaniche di ad esempio Ralph Mann, stavo parlando con amico e mentore uno dei vari
Paolo Negrini, che so che ci segue, e quindi prenderei più i target piuttosto determinati punti, come può essere il secondo e 70 ai 10 metri, il secondo 80 e rotti ai 10 metri per delle atlete elite, e andrei a vedere quanto ho di scarto a quel metro, basandomi su un ideale teorico che ho per il mio atleta. Prendo il video del suo personale, lo analizzo, capisco a quanto arriva ai 10 metri, so che arriva ai 10 metri in 2 secondi netti, se voglio usare i tempi, vado a fare un traino che non si discosti troppo dal raggiungimento di quel tempo. Oppure, se voglio fare un carico pesante, cosa che per mia idea al momento non utilizziamo, ma potrebbe essere utilizzato perché ho visto vari utilizzi che mi interessano, secondo me potrebbe essere utilizzato o per modificare un pattern che non riesco a modificare. Quindi noi abbiamo degli atleti che durante l'accelerazione hanno dei tempi di appoggio, dei tempi di contatto di 0,98, 0,100 che sono bassissimi, e quindi il tempo di contatto così basso mi va addirittura a portare a un peggioramento di quella che è la fase di accelerazione. Vado ad utilizzare un carico pesante per rompere un pattern, quindi per obbligare l'atleta a dei tempi di contatto maggiori o per un raggiungimento di angoli che altrimenti non riesco ad andare a raggiungere con un traino leggero. Se l'atleta invece mantiene degli angoli buoni, ha dei tempi di contatto buoni, mi andrei a vedere o dei riferimenti nei vari metri, 10, 20 e 30, e a che percentuale sono di distanza dall'ottica prestativa che ho. Parentesi, ricordiamoci che il miglioramento dell'1% di una prestazione, ad esempio di sprint, durante un anno è un ottimo risultato. Quindi io posso anche fare una tabella dove prendo il personale del mio atleta, metto giù i vari split, determino un miglioramento dell'1% e a quel punto dico ok, voglio che vada a prendere i 10 metri, i 20 e i 30 con questi split. Metto giù le varie percentuali, io non mi allontanerei mai dal 90% di quelli che sono gli split che voglio, quindi lavorerei sempre dal 90% in su e a quel punto modulo il carico. O altra opzione, se faccio i 30 metri, potrei prendere lo split dei 5 e dei 10, innanzitutto vedere se lo split 20-25 è più veloce di 25-30, già abbiamo un problema. Qualora ci fosse ancora una fase di accelerazione, che secondo me però si avrebbe in un atleta molto molto evoluto, perché se no si avrebbe una fase di stasi della velocità massima raggiunta, a quel punto calcolandomi la velocità posso andare a lavorare su un 90, 95, un 97% di quella che ho raggiunto. Queste sono un po' l'utilizzo del traino che abbiamo anche la canzone. Questi sarebbero okay. Un po' i a trovare chi deve chiudere il microfono. Esatto. Trovato. Questa sarebbe un po' la mia idea di traino, che poi possono non sposare. Io ho avuto l'input da questi coach e secondo me con semplici metodi di analisi video, senza avere dettagli su tempi di contatto eccetera, si può ottenere un carico del traino molto funzionale. Sì, no al carico pesante, dipende. Se voglio rompere secondo me un pattern o raggiungere angoli che altrimenti l'atleta non è capace, potrei utilizzarlo. Spero di essere stato esaustivo. Ma direi che fortunatamente sposi anche la mia idea, quindi io sono assolutamente d'accordo. Marco, ti giro una domanda che pensavo fosse a tema, perché tu hai detto che quando tornerai in Italia cercherai di utilizzare la doppia funzione fisioterapista-allenatore. Io ho cercato di allenare un fisioterapista per fare la stessa cosa e risparmiare, e quindi ti apro il microfono a Sebastiano, che ti può farti la domanda, che comunque fa parte di quegli atleti che citava Leonardo, che hanno già provato tutto e a questo punto della carriera stanno facendo il traino pesante, perché stiamo utilizzando il traino pesante.
stiamo utilizzando il treno pesante ben oltre i carichi che si utilizzano in Italia, però come dicevi tu, comunque non per distanze sui 30 metri, cioè il problema di 30 metri e di carichi molto importanti è che 30 metri con un traino pesante sono una distanza molto 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 lunga, quindi ragionando sui 10, sui 15, sui 20, man mano crescente. Comunque lascio fare la domanda a Sebastiano e poi ce n'è una di Paolo Falleni. Sebastiano, apri il microfono. Ciao a tutti, sono Sebastiano. No, più che una domanda volevo riallacciarmi al discorso che hai fatto sul perché si fanno certe esercitazioni dopo, diciamo, la fase centrale di, cioè, di allenamento intenso. Mi riallaccio un po' alla mia modesta esperienza da fisioterapista in ambito sportivo. Io seguo una squadra di pallacanestro in Serie A qui in Italia e ho avuto anche la fortuna di partecipare 2 anni fa a un master internazionale sulla riabilitazione sportiva, dove c'erano molti fisioterapisti che hanno appunto lavorato in ambito sportivo anche a livello internazionale. E diciamo che il razionale anche di portare certi tipi di esercitazioni, ad esempio mirate sulla stabilità, non prima ma a fine, dopo magari mi potrei correggermi se dico qualche cavolata, a fine, diciamo, seduta, è perché comunque si è visto anche dalla, ad esempio, dalla letteratura, soprattutto negli sport di squadra, ad esempio la pallacanestro, 70% degli infortuni avvengono nella seconda metà, nella seconda frazione di gioco. Quindi questo cosa significa? Significa che essenzialmente si ha una perdita di stabilità, di controllo neuromotorio in una fase di affaticamento dell'atleta, e quindi inserire certe esercitazioni di rinforzo, piuttosto che comunque di stabilità o di controllo neuromotorio dopo la, diciamo, la fase intensa della seduta, serve anche per allenare appunto il sistema neuromotorio a mantenere il controllo in una fase di affaticamento. Correggimi se sbaglio. Ma innanzitutto grazie per il tuo intervento. So che segui basket e comunque segui anche come fisioterapista la nazionale italiana, quindi hai sicuramente esperienza e hai in mano il futuro della nostra nazionale, quindi assolutamente grazie per il tuo intervento. Dunque, noi sulla parte di mantenimento di un alto livello, come hai definito tu, neuromotorio o comunque di attivazione del sistema nervoso centrale, cerchiamo di averla soprattutto con l'intensità e le richieste durante le esercitazioni. Se si andasse a vedere un po' la curva durante il nostro un normale allenamento, è un po' salita dell'intensità abbastanza rapida, un mantenimento e un richiamo durante le andature, che vanno a richiamarmi un po' delle velocità articolari se l'atleta sa fare bene l'andatura, che poi ho durante la fase di corso comunque ad alta intensità, un lavoro centrale. Poi se vado a fare una seduta di tempo run dove l'intensità siamo al di sotto dell'89%, molto probabilmente posso anche stare abbastanza tranquillo. Se invece vado a innalzarla di nuovo con delle sedute di accelerazione o di speed o speed endurance che possano essere critiche, sicuramente devo mantenere l'attività alta. Il fare questa attività di rinforzo, mobilità articolare, general strength a fine allenamento mi permette innanzitutto di concludere il lavoro e andare a, tra virgolette, scemare la discesa della curva di allenamento, quindi non avere un crollo totale con il giro di fine allenamento e poi crollare al praticamente rest. Quindi comunque mantengo un livello abbastanza elevato, vado ad inserire lavori che mi interessano perché sono inseriti comunque per andare a incrementare ad esempio la forza addominale o comunque delle componenti che sono necessarie.
quello che hai citato tu, cioè del mantenimento del, ad esempio, una seconda parte di gioco, eccetera, nell'atletica il problema è che sono attività che durano pochi secondi. Quindi l'intermittenza, se faccio i 100, mi dura 10, 11, 12 secondi, e poi nei quali devo essere al 120%, passate il termine, di attivazione, e poi posso anche andare a riposare. Quello su cui lavoriamo molto nell'elite, che sposa quello che hai detto tu, ovvero di questo mantenimento per un crollo che si può avere nella seconda parte, e quello che stimoliamo molto è la durata per i vari turni. Quindi noi abbiamo degli atleti che sono fortissimi su singolo evento, ma sui turni fanno pena. Quindi adesso c'è qui un velocista francese da 9,86 dovrebbe essere, Vico, e lui sui turni va assolutamente non bene. Stiamo lavorando molto su questo componente qui. Quindi l'ottica è poi quella di mantenere alta l'attivazione per permettergli di correre, ad esempio, vari turni. E l'altra cosa è di mantenere invece un'alta attivazione per i saltatori, perché possano mantenere una resa nei salti che sia abbastanza costante. Sappiamo che poi avranno la botta adrenalinica negli ultimi salti, dove... ahimè, per esperienza personale, il sesto potrebbe essere anche nullo. Comunque, diciamo che lavoriamo sul mantenimento di alti picchi per più durata. Quindi sicuramente quello che hai detto tu potrebbe sposare l'idea finale che ha l'inserimento di questo allenamento, su più che una gestione interpartita, come potrebbe essere, su una gestione interturni, su una gestione magari di prove multiple, dove viene richiesta una successione di eventi durante due giornate, e quindi potrebbe avere senso da quel punto di vista. E... ce n'è una... tutto chiaro, Sebastiano? Sì, sì, tutto chiaro, tutto chiaro. Oh. Ok, abbiamo, sono qui le 8, quindi fondamentalmente io farei ancora domande, poi direi di fermarci, perché non mi dilungherei ancora così tanto. Do la parola ad Andrea Acce, che ha una domanda. No. Andrea? Ah, sì, aspetta. Ciao Andrea. Ciao. Ciao. Mi sembra che si è chiuso. Intanto ne giro una velocissima di Paolo Falleni, che può essere risposta. Sì, io vedo anche qui nella chat le domande di Gianni, che aveva domande, Riccardo Serra, che mi faceva una domanda. Se non riuscissimo ad affrontarle, scrivetemi pure in privato, o comunque quando si chiude la chiamata possiamo sentirci e risponderò volentieri. Quindi vi lascio poi i miei contatti. Guarda Marco, intanto che Paolo Falleni ne fa una che è una risposta velocissima. Quante sedute settimanali? Sedute settimanali sono in tutte queste due realtà 6. 6 sedute, di cui normalmente 3 che da noi verrebbero definite doppie, in realtà non sono doppie perché sono continue. Okay. Quindi si può dire 9. 9 sedute totali settimanali. Perfetto. Ok, mi sa che il microfono, Andrea, non funziona. Ma funziona. Adesso funziona, ok. Parlare agli altri e mi sento... no, perché magari ho una domanda lunga e gliela chiedo a Marco in privato, se... Vabbè, no, vai, chiedo, dai. Andrea. Vai, allora, vai. No, ma semplicemente vorrei che parlassi in modo più approfondito dell'idea di seduta che hanno in generale, di microciclo, di mesociclo in generale, e soprattutto di una cosa che ho sentito, un webinar della FIP, che è la Federazione Italiana Pesistica, dove parlava il presidente, sosteneva che, secondo gli ultimi studi, per una prima era una cosa nuova, che l'idea di supercompensazione era superata, si stava superando, e che quindi a rimorchio tutto il concetto di mesociclo, microciclo e seduta andava un attimo riformulato nella sua composizione.
Quindi mi interessava molto capire se nell'alto livello ci sono queste riflessioni, se sono ancora più avanzate di quelle che facciamo noi e di come vengono applicate. Ok, mi sentite ancora perché le mie cuffie hanno perso batteria? E... sentiamo. Provo a cambiare microfono mettendo quello del PC, se dovreste sentirmi, ok? Ok. E, dunque, per quanto riguarda l'impostazione dei vari cicli di lavoro, io ho avuto un'esperienza più marcata con l'esperienza cinese di Randy, dove la condivisione è stata totale, mentre qui da osservatore non sono a conoscenza nei dettagli di quella che è la programmazione, anche per un atteggiamento generale di Rana molto più conservativo. Quindi, per andare a rispondere, i cicli di lavoro sono in realtà quelli che tutti noi conosciamo. Viene definita una fase iniziale che poi con i vari terminologie si può definire GPP, General Preparation Phase, per poi passare a una, Randy diceva SPP, quindi una SP, quindi Special Phase. E, sull'organizzazione dei vari cicli di lavoro, quello che viene preso da questi allenatori sia sulla forza che sulle caratteristiche, diciamo, sì, di forza, di corsa, di volumi, in realtà non va mai a scendere sotto l'80% di intensità. Quindi tutti i lavori vengono fatti dall'80% in su. Come siano gestiti in realtà è molto simile a quello che si può trovare su tutti i libri e volumi di periodizzazione. Carlo Buzzichelli sicuramente nella parte di forza, con anche i ragazzi del coach, io l'ho conosciuto a Doha, è sicuramente un tipo di programmazione delle sedute di forza che è tra i più seguiti. Quello che voglio dire ad Andrea è che a livello elite, per quello che ho conosciuto io, forse si va addirittura meno nel dettaglio di questi concetti, della supercompensazione, di come andare a gestire i carichi di lavoro. Si cerca di mantenere appunto questo stato sempre oltre l'80%. Se si va a fare degli esercizi come utilizzano tutti, ad esempio di VBT, Velocity Based Training, non si scende a velocità che siano inferiori appunto al sicuramente 85-90% durante l'anno. Il ciclo di lavoro di Randy normalmente è un 3+1 a livello di settimane di carico e scarico. Io poi vi chiedo scusa, ma non avendo fatto la parte di scienze motorie sulla terminologia specifica micro, macro, ciclo, meso, so poco, quindi scusatemi. E, la suddivisione del microciclo, quindi interno appunto del ciclo settimanale, Randy lo preferisce diluito su 9 giorni al posto che i classici 7 della settimana. E poi la struttura è abbastanza sempre ciclica, quindi un giorno acceleration, un giorno tempo run, un giorno di scarico barra tecnica e poi di nuovo si va a fare un giorno di acceleration e poi si possono invertire sulla settimana il giorno di tempo run con quello tecnico. La struttura settimanale che viene utilizzata da loro è quasi sempre la stessa, semplicemente i volumi possono avere un andamento che è sui 9 giorni piuttosto che farli sui classici 7. Con Randy ci siamo trovati addirittura molte volte ad allenarci di domenica. Rana utilizza invece un ciclo
una suddivisione su 7 dove comunque la domenica è di riposo e si ha un giorno centrale di riposo. Poi Andrea, non so se ho risposto, nel dettaglio faremo, cioè se hai bisogno ci possiamo ovviamente sentire, Andrea è un mio conterraneo, e quindi spero di aver risposto almeno in parte. Sì, ma hai risposto perfettamente, grazie. È molto okay. Bello il fatto che loro siano meno precisi di quello che noi ci immaginiamo. No, molto, ma molto meno precisi. Make it simple è il loro esatto. Mantra, perché quasi, ricordiamoci che quasi tutti questi coach non hanno un background universitario da sport science, quindi il background è stato fatto sul campo. E il background di ognuno di loro è differente, magari appunto in biologia, fisiologia, anatomia che li aiuta, ma sul campo anche parlare con loro di alcune ricerche paper ti guardano come dire, ma io non l'ho mai sentito, però alleno e vinco, va bene così. Quindi... Ok, ecco, diamo la parola a Diego Pertorossi. Che sono contento perché credo che lui abbia fatto esperienza americana o stia facendo. Ah sì sì, attualmente sono a San Angelo in Texas e ho rivisto molte delle cose che hai detto in quello che facciamo noi al campo. Ovviamente non siamo professionisti, però collaboriamo molto con gli athletic trainer, come hai detto tu, e ho rivisto molte cose che, insomma, si fanno anche lì. No, volevo chiedere, qua ho visto che danno molta priorità alle andature dal punto di vista tecnico. Danno o non danno? Non danno tanti, non mi sembra, perché purtroppo non c'è la possibilità di fare tanti gruppi, diciamo, separati. E volevo chiedere se c'è questo transfer tra drills e... corsa, diciamo, corsa veloce normale, in particolare su gli esercizi di rapidità. E un'altra cosa volevo chiedere, perché qua io sono nel circuito NCAA e quindi non facciamo molta velocità, e facciamo gara a posto di fare velocità, e volevo chiedere se è una cosa che funziona anche a livelli più alti oppure lo fanno perché conviene a loro, diciamo. No, sono contento del tuo intervento, visto che eri tra i partecipanti, sapevo, perché comunque cerco di monitorare da abbastanza malato di atletica un po' la situazione degli atleti in giro per l'NCAA, e sono contento della tua partecipazione, mi fa davvero piacere, perché oltre a essere stato rivale di alcuni miei atleti in passato, secondo me hai fatto un salto molto importante che sicuramente ti ritornerà da molteplici punti di vista. E, quello che ti posso dire è che noi, ad esempio, io dico noi, ma cioè loro, Rana, eccetera, sono ospiti della University of North Florida, qui a Jacksonville, e quindi tu, confermami se sbaglio, noi ad esempio ci alleniamo dopo gli atleti dell'università, quindi iniziamo alle 9, perché loro ad esempio hanno delle sedute dalle 6 alle 8 del mattino, quello che vedo è appunto, come dici tu, questo gruppone di 38 atleti tutti insieme, sì, a fare fatture, sì. Con un dettaglio che non è preciso, perché spezziamo una lancia a favore dell'atletica italiana, e tu mi confermerai, sì. L'atletica americana ha una disponibilità economica a livello universitario, dando delle opportunità di studio e di vita che qui da noi in Italia sono difficili da affrontare. Certo, ma non è scontato trovare allenatori che abbiano un livello tecnico elevatissimo, o se hanno un livello tecnico elevatissimo si scontrano poi con il problema, parlando qui con i tecnici che ho conosciuto, di avere un numero talmente alto. Quindi l'altro giorno c'era qui Rob Jervis dell'Università di Miami, che ha allenato anche un triplista italiano
qualche anno fa che era in NCAA, e diceva che appunto la sua pecca è il fatto che nel gruppo che sto vedendo l'andare nel dettaglio è molto più facilitato, perché noi abbiamo una disponibilità di tempo comunque più alta pur avendo un numero elevatissimo. Quindi avendo comunque 9 persone durante la fase di drills, che è quella che dicevi tu, abbiamo la possibilità di dare un'attenzione maggiore. Tutti gli atleti che abbiamo che arrivano da una realtà NCAA affrontavano quello che dici tu, cioè le sedute di speed vera e pura, speed endurance, quindi magari anche 250, 20 minuti di recupero, 250, quindi con un recupero pseudo totale, loro non le facevano tanto perché poi facevano talmente tante gare e sei obbligato, perché da noi l'atleta invece è un po', passami il termine, sono stato anch'io atleta non al tuo livello, ma principino, ti chiedono di fare la staffetta, dici, no, c'è un po' di fastidio. Lì nel CIA ti chiedono di fare 3 turni dei 60, 3 dei 200 indoor, più la staffetta 4x4 che magari non vuoi fare, ma devi farlo per dire le cose. Quello che succede poi negli atleti professionisti è che questa necessità nel fare tante gare purtroppo viene fatta cambiando un po' le sedute. Quindi sicuramente tu vai a fare tante gare, invece qui vengono modificate con delle ripetute. L'accenno che si ha durante i drills invece in tutte queste due mie esperienze è maniacale. Quindi la posizione del piede o del capo, che contraddistinguono un po' la filosofia di Rana, vengono viste nel dettaglio minuto. La parte invece di attivazione degli hamstring nella fase di pull dopo il raggiungimento della posizione classica A position, quindi flessione d'anca di ginocchio e piede, che qualcuno vuole neutro, si greve vuole a martello, diciamo viene molto più enfatizzata da questa azione di pull o dal movimento di un segmento, che per Randy era il tallone, quindi il focalizzare l'atleta sul tallone. Questo è diverso forse dall'NCAA. Difatti quello che manca agli universitari, che potrebbe essere un passo che poi tu un domani farai terminata l'esperienza universitaria, sarà poi quella di trovare un allenatore che secondo me di base americana è molto valido, ma che vada poi a focalizzarsi sui dettagli, quei dettagli che non si possono molto spesso affrontare in gruppi così numerosi universitari. Ok, grazie mille. Spero di aver risposto. No, sì, direi. Un saluto. Un saluto. Allora, Marco, grazie Diego, grazie Marco. Andiamo in conclusione, che così non permettiamo anche a chi, insomma, non vorrebbe seguire, ma non ha, magari non ha tempo di seguire tutto. C'era una domanda di Paolo Negrini e poi presentiamo l'ospite della settimana prossima, visto che abbiamo spiegato che facciamo le conclusioni e poi presentiamo l'ospite della settimana prossima, visto che questo sarà un appuntamento che avrà delle scadenze ritmate. Quindi Paolo, se vuoi fare la domanda. Ok, grazie, ciao a tutti, ciao Marco. Allora, la mia domanda, diciamo così, l'ha tenuta nel finale, ci può stare e non è tecnica. È più che altro l'idea di quando e se tornerai in Italia, che cosa porterai di quello che hai visto, della tua esperienza, applicabile da noi, ok? Quindi un qualcosa che può essere inserito nel nostro contesto, considerato che da noi gli allenatori non vivono di professionismo e quindi c'è una differenza sostanziale, a parte casi rari e qualche pazzo. E soprattutto, seconda domanda che si collega a quella che ho appena fatto, è replicabile secondo te, visto anche il contesto di oggi, quindi un post pandemia che ha creato e creerà parecchie difficoltà a micro società, a tante piccole realtà, ahimè, però questa è l'evidenza dei fatti, è replicabile una sorta di academy magari sparsa in varie parti d'Italia, perché no? E allargata a più figure professionali, perché penso che se c'è un buon progetto si possono trovare anche finanziamenti. Questo è un po' il mio modo di vedere, tu mi conosci, lo sai. Lo so.
Quello che io cercherò di riportare sul territorio, come ho già parlato in privato con te, mi piace condividere, non so tra quanto, perché credo che le cose da imparare siano ancora tante, e anche se mi è già stato chiesto, non mi sento pronto di allenare un mio gruppo prettamente per il punto che voglio raggiungere a livello di risultati. Credo che sarà l'attenzione al dettaglio che molto spesso viene tralasciata, come accennavo prima Diego, cercando di rendere tutto molto più semplice. L'esperienza spagnola e l'esperienza con Anthony mi hanno dato un grosso bagaglio che molto spesso utilizzavo anche in maniera eccessiva, mentre qui sia gli esercizi di forza che gli esercizi di tecnica sono portati al minimo come variabilità, ma vengono date molte più attenzioni al dettaglio. Quindi quello sarà una cosa che mi piacerebbe riportare sul territorio italiano. Credo che la figura dell'allenatore come professionista, che è quello per cui sto lavorando, che poi è il mio sogno, sia fattibile da noi, non è una cosa impossibile. Bisogna solamente riuscire a riportare una qualità elevata che sia a disposizione di più gente possibile, e anche di gente di alto livello italiano, che ti permetta di raggiungere poi risultati che interessino più gente per creare un aumento del movimento generale dell'atletica sulla determinata area di lavoro. Per far questo servirà, secondo me, una realtà simile all'Academy, che può essere anche la stessa società di atletica, ma nella quale convivano differenti professionalità che collaborino tra di loro, togliendo i litigi che contraddistinguono le nostre società, nella mia assolutamente presenti, e cercando di collaborare insieme per quella che deve essere un po' il raggiungimento della prestazione, togliendo la parte che sarà difficile per me da togliere, di egoismo, egocentrismo, che fa dell'atleta e dell'allenatore una relazione quasi univoca, che non si vuole spezzare, ma come viene fatto nell'alto livello, bisogna anche mettere l'atleta nelle condizioni di capire quando tu da allenatore hai dato tutto quello che potevi dare e tu allenatore devi fare un esame delle tue capacità, e secondo me consigliare all'atleta un cambio, un cambiamento, quando tu non sei più in grado di dare le necessità che il tuo atleta ha. Quindi sì, mi piacerebbe ritornare in una realtà magari differente da quella che ho lasciato, mi piacerebbe ritornare con Iracol, come dico sempre, e spero che davvero si sposi di più questa idea di unione di professioni per l'innalzamento della performance, che molto spesso è vista in maniera egoistica, ma dal mio punto di vista, se l'atletica non diventa un po' più performante, non si potrà avere un grande numero, un grande bacino sotto, che poi ci darà i talenti futuri. Questa è la mia. Grazie. Perfetto, grazie. Allora, c'era una domanda di Riccardo Serra, però ti chiedo di rispondere privatamente. Riccardo è uno di quegli allenatori giovani, ex atleta e allenatori giovani, che potrebbero magari creare qualcosa di simile. È uno che, secondo me, è dei candidati tra gli allenatori che potrebbero fare questo passettino avanti verso la modernità, verso un modello un po' nuovo che magari tenga conto anche dell'elemento manageriale organizzativo, e però ti chiedo di rispondergli in privato da saltatori in lungo, da colleghi in questo senso. Dico solo sì, conosco per fama di saltatore Riccardo, quindi mi ricordo che penso abbia un personale di più di 7,40. E io do sempre a memoria. Ho sbagliato il tuo 7,56 per me. Bene, e quindi molto magari io vi allungo tutti perché sono... Dico solo, se doveste contattarmi in privato
cercate pure Marco Erale o su Facebook o su LinkedIn, ne rispondo praticamente sempre. Per chi, ho visto tanti amici che avevano il mio numero italiano, purtroppo quello non c'è più, quindi scrivetemi prima lì, se non mi sono fatto sentire è perché il numero italiano non esiste più. E assolutamente, come ho detto, grazie, risponderò a tutti in privato. E allora, nel ringraziarti Marco, ti ringrazio anche da parte di Andrea, che dell'Angelo, che non si è ammutolito ma semplicemente ha avuto un problema col microfono, e quindi per quello dovrò fare i saluti io. Intanto ti ringrazio davvero, è stato molto interessante, mi fa piacere che tante persone abbiano partecipato e abbiano partecipato attivamente. Probabilmente se avessimo avuto più tempo saremmo andati avanti ancora. E chiedo a Mirko Marcon di autopresentarsi in un minuto, visto che sarà il protagonista della nostra prossima chiacchierata. Quindi Mirko, ciao a tutti. Ciao, mi sentite? Sì. Sì. Ciao, intanto ringrazio Andrea, anzi due Andrea del coach, per questo invito. Mi hanno convinto in qualche modo a essere il prossimo, la prossima voce, compito che sarà sicuramente difficile. Prendere il testimone dopo la relazione e l'intervento di Marco Airale è decisamente impegnativo. Marco, ciao, noi non ci conosciamo direttamente, ho sentito però spesso parlare di te, ti seguo per quanto possibile sui social, nelle tue esperienze, ti ringrazio per l'intervento di oggi. E niente, io non ho le qualità fisioterapiche di conoscenza in quell'ambito che ha Marco. E quello che mi accomuna a Marco è comunque la passione per l'atletica. Io invece provengo dall'ambito delle scienze motorie, ecco. E quindi ci faremo una chiacchierata su quelle che sono le mie esperienze in questi ultimi anni sui 400 ostacoli, tema che abbiamo parlato e condiviso assieme ad Andrea Dell'Angelo l'altro giorno. E niente, una piccola anticipazione, visto che è uscito tra le righe, io invece sono uno di quelli che, grazie al coach e soprattutto grazie anche a Carlo Buzzichelli, fa un largo uso durante tutta la stagione del traino pesante, ovviamente modulato come ho imparato e letto dai paper scientifici e come ho imparato dalla pianificazione che promuove e che condivide Carlo Buzzichelli, ecco. Penso che dopo il resto lo teniamo per sabato prossimo. Grazie Mirko, perfetto. Che anche tu, un'altra cosa che ti accomuna Marco è il fatto che tu sei anche tu un allenatore che si basa sui numeri, non solo sulle opinioni, ma cerchi di misurare, da quello che mi sembra di capire. E spero di sentirti, sono molto, so già che sarà un bel discorso quello che farai, però voglio dirlo bene, come abbiamo sì, sentito quello che è stato molto interessante. Quello di misurare è una mission, dopo ci proviamo sempre, quello sicuramente. Poi a volte ci si riesce, a volte non ci si riesce, perché a differenza di Marco Airale, molti di noi, se non tutti, penso, a volte ci troviamo ad avere gruppi ben più numerosi dei 5-6-8 atleti con cui poteva avere a che fare lui, quindi diventa un po' più difficile, però con qualcuno è assolutamente necessario provare a misurare sempre, insomma, monitorare. Perfetto. Grazie a tutti. Ciao a tutti, un saluto. Grazie dell'attenzione. Grazie a te.